Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Spirito Santo, azione paziente e misteriosamente nascosta, che rendi fecondo il grembo della storia, perché risuoni l'eccomi del creato all'adempimento delle promesse di Dio. Vieni, Spirito Santo, che cancelli ogni sterilità, perché si sciolgano canti di benedizione nel cuore dei poveri di Dio. Vieni, Spirito Santo, che ci abiliti alla contemplazione dell'insondabile progetto di salvezza, che non può sorgere senza il riflesso del nostro splendore, senza l'eco del nostro Magnificat. Vieni, Spirito Santo, aprici al gusto dei prodigi divini, dilata i nostri sommessi orizzonti, educaci al sapore dell'accoglienza che ci consegna i confini infiniti della volontà di Dio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Ci avviciniamo al Natale e la pagina evangelica di questa quarta domenica di Avvento ci presenta la splendida figura, immagine, racconto dell'Annunciazione dell'angelo a Maria, una delle pagine più celebri dei racconti evangelici. Pensate quante volte è stata raffigurata nel corso dei secoli dall'arte cristiana. Sempre bello metterci in contemplazione di quel momento straordinario dell'incontro fra l'angelo e Maria, che è l'incontro fra Dio e l'umanità, perché si è creato quel ponte che unisce le due dimensioni, le due realtà. Dio viene a condividere la nostra umanità. È il mistero che ci prepariamo a vivere nell'incarnazione del Natale, e questo racconto dell'Annunciazione ci prepara veramente a immergerci nel mistero. Non vi nascondo che nel pellegrinaggio in Terra Santa sono tanti i posti in cui è bello rivivere e rileggere la pagina di Vangelo. Probabilmente quello che più mi ha commosso nei miei viaggi in Terra Santa è proprio la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, dove veramente lì si sperimenta, in quella bellissima espressione scritta in latino, qui Dio si è fatto uomo, il mistero insondabile che andremo a celebrare. La rivelazione del piano di Dio è rivelata a Maria in casa. Mi piace pensare a questa normalità, a questa ferialità dell'incontro di Dio che interpella l'umanità, in questo caso una donna, Maria.
Pensate semplicemente alla differenza nel racconto parallelo della vocazione, dell'annuncio della nascita di Giovanni Battista, che è avvenuto invece in un contesto sacro, mentre appunto Zaccaria era in servizio al Tempio. Qui invece siamo in un contesto molto laico, molto profano, semplice, la nostra casa, la nostra semplice umanità. È che Dio ci parla lì, ci incontra nel contesto concreto, appunto, della nostra umanità. L'angelo dice a Maria: rallegrati. Che bello, l'incontro con Dio è fonte di gioia. Non bisogna avere paura. Rallegrati, Maria, perché? Perché il Signore è con te. Dovrebbe essere la garanzia sempre per noi di gioia rinnovata. Il Signore non ci abbandona. Maria, di fronte alla proposta dell'angelo, rimane un attimo disorientata, titubante, è immaginabile. Non è Maria che si tira indietro. Possiamo immaginare che c'è una grande sproporzione fra ciò che l'angelo rivela a Maria e ciò che lei umanamente è in grado di comprendere. C'è una grossa sproporzione appunto fra ciò che Dio rivela e la nostra umana comprensione. Ma nonostante ciò, l'angelo la rassicura: non temere. Tante volte nella Bibbia c'è questa parola confortatrice di Dio, rivolta all'uomo o alla donna che lui chiama perché collabori al suo piano di salvezza. Non temere, non avere paura. E di fronte a questa capacità dell'angelo di metterla a suo agio, Maria esprime il suo sì. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. La serva del Signore, nessun servilismo, ma semplicemente dare la propria disponibilità a far sì che la storia della salvezza possa continuare, che Dio possa operare nella storia degli uomini. Metto la mia umanità a disposizione di Dio, ci sto. Ecco cosa vuol dire da parte di Maria: sono la serva del Signore. Chiediamo a lei allora che ci aiuti, a nostra volta, a dire il nostro sì quotidiano al Signore che ci interpella, che ci chiama, perché anche noi nel nostro piccolo riusciamo a dare il nostro contributo, perché questa storia di bene, di gioia, di grazia, di salvezza possa rinnovarsi anche oggi. Prepariamoci al Natale così, accogliendo anche per noi questo annuncio rinnovato: Dio ti vuole bene, Dio è con noi. Apriamogli il cuore, spalanchiamogli la nostra mente, prepariamoci nella preghiera a questo incontro.